alle tradizioni. L'Avvocato Salerno, che ormai è quasi un nostro ospite fisso finché lui sarà contento di essere con noi, ecco, allora diceva alla nostra ospite, ospite proprio della nostra città, Augusta Antica e Augusta come ora. Ecco, dalla sua memoria, poco fa si parlava di questo video che vedremo, la tecnologia moderna, domenica 27. L'altro giorno abbiamo parlato della calata della tela, qui, in Piazza Duomo. Quindi la Piazza Duomo è il luogo, il cuore della città storica, della città viva, e in realtà, in effetti, non abbiamo pensato, si parlava prima anche dei palazzi orrendi costruiti negli anni 60, prima di andare in trasmissione, non abbiamo pensato a un luogo alternativo alla Piazza Duomo, dove poter eventualmente riunire le persone. Non c'è. Questo non c'è, vero? E abbiamo realizzato le costruzioni al monte senza criteri urbanistici. Possiamo fare un mea culpa da questo punto di vista. E lei, giusto dall'alto della sua storia, della sua persona come studioso anche, vede che c'è stato un imbarbarimento. Senta, una nota di demerito per chi? La nota di demerito, ecco, adesso io la lascio dire all'Avvocato Salerno Col perché. permesso del geometra, dottor No, il geometra lo vogliamo nominare, sì, Belfiore, Sara Belfiore che è con noi qui stasera, lei è qui. ha consentito. Col permesso, lei mi può dare atto che io non avrò torto nel dire quello che sto per dire. Le autorità che cosa hanno fatto? Gli uffici dei tecnici che cosa hanno fatto? Hanno fatto demolire, hanno fatto fare dove c'erano buoni palazzi, non dico belli, però dal punto di vista estetico accettabili. Per Non esempio, solo, per esempio. accettabili, nel senso che si uniformavano a quello che era l'andamento architettonico delle costruzioni dell'Ottocento. Fine 700-800. Le nostre autorità di grande ingegno, Municipale. municipali, hanno autorizzato la demolizione e sono sorti palazzi a 5, 6, 7 piani. Ma io dico, i ricordi di questi palazzi dove sono? Dove sono? Le fotografie? Alcune. Ma invece di fare rimanere nelle mani nostre le fotografie di questi palazzi, dicevo poco fa al professore Casole, non sarebbe stato meglio se le amministrazioni susseguitesi nel tempo avessero detto: guardi, lei sta demolendo, io l'ho autorizzato, d'altra parte il palazzo non è vincolato. Ma pur non essendo vincolato, la lasciamo una traccia di quello che c'è stato, tutte le mensole dei balconi, le chiavi delle architravi, I capitelli se i c'erano, capitelli se c'erano, non dico le trabeazioni, ma insomma, ma apposito dico, tutto termini quello che poteva tecnici, dottore. essere il significato dello stile che veniva seguito ad Augusta rimaneva veramente in una maniera tattile. Non soltanto Sì, visiva. Tutto quindi da questo toccare, ecco. dove? Dove? In un locale che il comune avrebbe potuto mettere a disposizione in un suo immobile, un terreno, perché il comune ha un demanio, Ah, il certo. comune, e quindi prende questo demanio e lo destina. Tutto è finito, non abbiamo più ricordi di Augusta. Non abbiamo. Sara, non ti sento, ma se non sei microfonato, eventualmente vediamo se possiamo coinvolgerti, ora vediamo. Però c'è una cosa addirittura che grida vendetta al cospetto di Dio. Per esempio, avevamo una statua, l'Avvocato Salerno se lo ricorda, e l'abbiamo anche ricordato nella seconda puntata di questa nostra trasmissione, del conte Landonia, Sancho Landonia. Sancho Landonia, quindi a testimonianza della dominazione spagnola. Era una bella statua perché io ho visto le foto, ed era, se non ricordo male, per quello che ho potuto capire, ricoverata, vero, ricetto nel convento di San Domenico, sbaglio?
Ebbene, questa strada di cui abbiamo le foto, per fortuna, è andata in pezzi. Come è andato in pezzi il Palazzo Lavaggi, che è stato sventrato negli anni 60, e si è realizzata quella galleria che non ha niente a che vedere con la galleria di Milano o con quella di Napoli, le gallerie famose, sì. Non ha niente a che vedere, quella è proprio che un modello. Non è stata saputa sfruttare. Infatti. Non è perché che ci vuole? Non è che ci sarebbe, avrebbe potuto esserci l'impiego di tante cose difficili. La galleria, semplicemente localizzare in questa galleria però dei punti di riferimento, diciamo così, espositivi, punti di riferimento espositivi, non solo, ma dico di più, bar, ma dico, c'è bisogno di andare a Roma, non c'è bisogno di andare a Roma. Quindi questa galleria, che è semplicemente diventata un punto di passaggio, possibilmente, anzi certamente sporca e non praticabile, perché per quale motivo? Si è imbruttita la città. Infatti. Si è imbruttita la città. Come, peccato. Per esempio abbiamo anche un palazzo in via Principe Umberto, la via principale, la strada maestra, la Main Street, per dire ancora in inglese, un palazzo altissimo, molto magro, adesso vicino al palazzo Omodei, ed è una cosa orribile a vedersi, solo a vedersi. Aggiungo le statue della Chiesa Madre. Ah, le statue che c'erano. Le due cariatidi. No, cariatidi, sì, non è il problema. Sì, comunque. Statue, sì, esterne alla Chiesa. Sì, quelli non ci sono più, vero? Non sono, non no, ci sono, sono nel, conservate. Sono nella protezione civile, sì, gettate così. Sì, infatti. Questa è un'ottima osservazione. Un'ottima osservazione. Abbiamo problemi di. Non... Sono stati del 600. Padre Brisutto sta facendo un sopralluogo per vedere questo. Ah, con la sovrintendenza. Bene, questo è interessante allora. Che in realtà era stato proposto che le statue, anziché andare sopra, fossero messe nel sagrato. Anche questa poteva essere un'idea, no? Perché? Perché effettivamente sono pesantissime. Sì, infatti. E quindi non è prudente ricollocarle dove era. Anche per quegli effetti che ha cagionato il terremoto, sì, del 90. Sì, del 90, sì. Quindi, dicembre del 90. Allora, Tullio Marcone diceva una cosa che poteva essere accettabile. Lo diciamo, Tullio Marcone, scusi per il nostro giovane violinista, è stato capo dell'ufficio tecnico e anche storico militare di Augusto e poi componente della commissione di storia patria fondata dall'avvocato Salerno e da altri. Poi l'abbiamo ricordato prima. E diceva questo. Si può fare un calco. Un calco. Sull'estate. E poi creare una fusione di materiale leggero per metterla a posto, ecco, dove sì, sì. Le altre due originali potrebbero essere poste, ma è un bis, non ha importanza. Quella è la questione estetica, si salva la questione estetica. Sì, sì. Ma la questione pratica, storica, vero, dell'artigianato locale potrebbe essere. Certo. Potrebbe far sì che si potrebbero collocare queste due statue dove? Agli angoli del sagrato. Del sagrato. Non solo. Ma era stato proposto anche un recinto in ferro battuto sul sagrato per evitare che questi ragazzi, mm-hmm, sia pur non dico che non fossero educati, ma non consapevoli. Della sacralità, quando giocano a palla. Della sacralità del luogo giocavano a palla. Ma mettete per cassutta perlomeno. Certo, cosa certo. Che io non vedo di buon occhio. Cioè che giocano a palla in piazza. La piazza, mi sembra anche giusto. Piazza Duomo. Ma non avete... Io vorrei vedere se nella piazza Duomo di Siracusa o nella piazza Duomo di Catania ci sono picciotte che giocano a palla. Il problema qual è? Che non abbiamo strutture sportive, quindi questi piccini devono andare a giocare. No, si crea il posto. Si crea. Allora, quindi, diciamo, c'è, questo è un problema. Che quello che dice lei sia una giustificante. Non è giustificabile, cioè, ci mancherebbe altro. E mi copre pure spento. Mi dicono dalla regia, adesso si sente. Davanti. Adesso sono d'accordo con lei che non è giusto praticamente giocare a Piazza Duomo, però... Dobbiamo dire anche a chi di competenza di cominciare a darsi da fare per creare le situazioni, quindi le realtà dove questi bambini veramente, o ragazzi possano andare a giocare a palla. Sì, va bene, questo. No, no, no.
Io vorrei aggiungere, l'avvocato, a suo conforto, diamo spazio anche ai giovani, a suo conforto vorrei dire che a Firenze questo calco delle statue l'hanno fatto, che la statua del Davide è una copia, quella che c'è è una copia, l'originale è conservata, quindi non era un'idea Balzana, non era un'idea Pellegrina, quindi proprio per rispettare, anche perché ci sono gli agenti atmosferici che possono, a prescindere dal problema della tenuta della chiesa. Quindi, tornando al discorso, potrei dire che tutta la piazza Duomo è sofferente. Perché? Perché è stata invasa da strutture moderne, tutte queste specie di lapidi tombali che fanno da sedile. Queste panchine. Si capisce? No, l'astero tombali. C'è dubbio. E genere c'è sempre sopra. Il discorso è questo. Non si fa questo. La piazza è esclusivamente barocca. Sorse nel 1696 dopo il terremoto. Allora furono cominciati i lavori della chiesa madre, che era stata demolita, e dei fabbricati, dove ora sorge e insiste il palazzo comunale, perché dopo prima c'era il carcere, figuratevi, nel centro della città c'era un carcere. Un carcere mandamentale, che poi fu trasferito in via Sifonia. Nell'epoca, all'epoca, era proprio vicino al centro, così come un po' c'era, scusate, la gogna, ma quindi la gogna, volevo dire, no, la gogna, no, mediatica, la gogna vera quella. I sedili che ci sono in piazza Duomo, quindi quelle sono le lapidi, cosa sono? Sono lastre di pietra. Ricordano le lapidi. Che ricordano le lapidi? È un'architettura moderna. Per la stilistica che hanno, fanno lastre tombali. Cioè sono contro la... Ma dico io, che ci vuole Leonardo da Vinci o Brunelleschi per sapere, capire che in una piazza barocca ci vanno sedili o in ferro battuto. A Caltanissetta, per esempio, hanno creato, per dire un suggerimento che possiamo dare alla nostra amministrazione. Ancora l'amministrazione non abbiamo, hanno creato un sedile a forma di lapide proprio in piazza, sì. ed è diventata la lapide più comica del mondo, perché uno va là, per esempio in estate, ci sono anche i pini, quindi siete al fresco, e quindi c'è una foto di un tizio, è simpaticissima questa foto di questo tizio che giace in questa lapide, e sotto c'è scritto, vu diceva io che mi sentiva male. Perché si è sdraiato là. La signora Francesca, c'era il microfono? Sì, no, glielo diamo. Glielo diamo, ecco, grazie. Allora...